Thank you, Mr. Prime Minister. And to conclude, I would like to give the floor to our host, the Prime Minister of Italy. Grazie. Grazie, Herman. Sono veramente felice di darvi il benvenuto a Milano. Vi ringrazio per le parole cortesi che avete avuto nei confronti dell'organizzazione e un particolare benvenuto agli amici di Croazia e Kazakistan legati per differenti motivi anche all'Italia da ragioni di amicizia e di collaborazione. L'ASEM è il più importante foro di dialogo tra Europa e Asia, lo sappiamo, e qui a Milano abbiamo scelto di parlare anche di connettività, un concetto nuovo che comprende la connettività fisica, la integrazione dei mercati, mai importanti come in questo momento, il dialogo interistituzionale e anche il dialogo tra le società civili. Credo che sia molto importante che da questo vertice usciamo con una posizione comune, in particolar modo una posizione che metta l'accento sulla crescita sostenibile quale priorità condivisa e sull'importanza del nostro partenariato. Europa e Asia dovranno dai prossimi appuntamenti intensificare ancora la sfida verso uno scenario che rimuova in radice le cause della povertà, che liberi l'accesso agli strumenti produttivi e che combatta per il benessere di tutti i nostri paesi. Un approccio globale ed efficace allo sviluppo sostenibile significa dunque garantire sicurezza alimentare, risorse idriche, sicurezza energetica, equità sociale, il principio delle pari opportunità, in particolar modo per le donne, per i giovani, pari opportunità sul mondo del lavoro. Per raggiungere questo scopo abbiamo il dovere di valorizzare i tanti legami che ci uniscono, mettendo da parte quello che talvolta ci divide. Noi stiamo vedendo in questo momento una grande tragedia di proporzioni davvero rilevanti, l'epidemia di Ebola che si sta rapidamente trasformando in una delle più gravi emergenze unitarie. Parte dall'Africa. Io credo che sia importante che anche in questo contesto noi sappiamo come paesi asiatici, paesi europei, fare la nostra parte per tentare di concretizzare i rapporti di cooperazione e collaborazione. L'appuntamento di Milano è un appuntamento che è particolarmente rilevante anche perché il governo italiano lo ha scelto in preparazione di Expo 2015. Il titolo della grande esposizione universale richiama l'espressione nutrire il pianeta, energia per la vita. Siamo dunque in prima linea per migliorare la qualità della vita e per nutrire il pianeta. In questo senso credo che sia importante e doveroso da parte nostra, nell'introdurre i lavori di ASEM, offrire la massima disponibilità non solo ai nostri partner europei ma anche e soprattutto ai partner asiatici, la nostra disponibilità e collaborazione a lavorare perché si possa raggiungere un obiettivo condiviso nel tema della qualità della vita e dell'educazione alimentare. Altro tema che credo la comunità ASEM dovrà affrontare in questo appuntamento e nei prossimi mesi è quello dei cambiamenti climatici, con una situazione di desertificazione, di scarsità di risorse idriche, un aumento di disastri naturali che sono, uniti alla povertà ancora troppo diffusa, un elemento di grande debolezza del nostro pianeta. Anche per questo l'Italia crede che l'appuntamento che ci vedrà protagonisti il prossimo anno a Parigi sulla sostenibilità sia un appuntamento al quale questo foro, il formato ASEM, possa dare un contributo tutt'altro che banale. E infine, a proposito di appuntamenti internazionali che potranno vedere la collaborazione, vorrei sottolineare come ormai si faccia patrimonio comune la necessità di investire e sostenere la crescita. Una crescita globale che sia sostenibile, ma anche una crescita globale che sia in grado di affrontare le difficoltà finanziarie e occupazionali che alcune zone del mondo stanno vivendo. Anche per questo trovo particolarmente rilevante che il nostro appuntamento ASEM si collochi prima del vertice G20 impostato e predisposto dall'Australia, che avrà luogo a Brisbane il 15 e 16 novembre.
Bene, io credo che ci siano tanti motivi per fare del nostro lavoro un'occasione importante e significativa. Mi piace pensare che sia Milano ad ospitarci. Questa è una delle città più laboriose d'Europa, la capitale economica dell'Italia e sicuramente una città in cui nel corso degli anni sempre si sono verificati fenomeni di innovazione, un grande passato insomma, ma anche e soprattutto la voglia di futuro. La città del design, la città della moda, ma anche la città dell'alta tecnologia, una città insomma che mi piacerebbe definire una città curiosa. Auguro a tutti noi di avere in questi due giorni di lavoro la stessa curiosità. La curiosità che ha portato in questa città a investire sul futuro e che spero porterà ciascuno di noi a investire sulla nostra collaborazione e la nostra partnership. Benvenuti a Milano, benvenuti in Italia. Thank you, Mr. Prime Minister. This will close the opening session. We will now move to the next session. Ladies and gentlemen, we are now going to welcome representatives of the Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting, the Asia-Europe People's Forum, and the Asia-Europe Business Forum. While we are waiting for them to join, I invite you to watch a short video. The original is in English. Interpretation is available via your earphones.